sistemo il cappellino che ho dei capelli inguardabili. Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi. Bella raga, finalmente sono riuscito a dare pane per i loro denti, o forse sarebbe più corretto dire ghiaccio per il mojito. Ok, mi sparo dopo questa. Alle mie X-Dream. Domenica alla fine, anche se ero da solo, mi sono deciso ad andare a vedere in che stato fossero le cascate della Valvedrano. Anche perché se aspettiamo ancora un po' arriva la prossima ondata di caldo e anche quest'anno il ghiaccio lo scaliamo l'anno prossimo. Al che quindi mi sono riempito lo zaino da far schifo con l'idea di andare in realtà a fare una ricognizione a vedere come fossero messe, visto che comunque le informazioni su internet aggiornate non se ne trovano molte. Allora nulla, sono partito di buona lena da casa e mi sono avviato verso la Valgerola. Arrivato alla Veggiola. Laveggiolo, laveggiulo, lavengulo, boh, vabbè, gli accenti, raga, sapete che non sono il mio forte. Mi sono incamminato sul fondovalle direzione il rifugio Trona e subito la easy, E subito la cascata centrale della Valvedrano era ben visibile e devo dire dava buone sensazioni. Al che c'avevo anche una mezza idea in realtà di salire da solo, però forse non era una cosa così furba. Per fortuna non l'ho fatto perché arrivato alla base ho incontrato Andrea e Mav che mi hanno riconosciuto e mi hanno invitato a unirmi a loro. Per questo li ringrazio tantissimo perché è stata veramente una giornata piacevole e ci siamo divertiti. Salendo prima Lamento Diagonale, una cascata di secondo più che è situata sulla sinistra guardando verso monte rispetto alla cascata centrale, poi facendo le doppie e facendo anche la cascata centrale, anche questa di secondo più. Quindi due cascate, devo dire, plaisir. Nella prima direi condizioni abbastanza buone, nella seconda invece sull'ultimo tiro correva molta acqua, c'era qualche buco, quindi un attimino meno buona, però comunque cercando la via direi scalabile. Nel complesso è stata anche poi la giusta occasione per dare un occhio alle altre cascate della zona per future puntate. Chissà. A questo punto, prima di lasciare le immagini di questo sito, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta caricherò un nuovo video. Vi ricordo che qui e in descrizione trovate il link ai miei canali social se volete anche lì seguirmi, vedere cosa faccio, vedere dove sono. Chissà, magari ci si becca. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate il link al sito di DF Sport Specialist che mi sta aiutando nella realizzazione di questi video e l'itinerario che ho seguito. Ma nulla, andiamo a prendere un po' di freddo che anche la GoPro mi si è scaricata. Sentieri della Valvedrano, sono partiti da Laveggiolo, Laveggiolo, io con gli accenti sono una siga e nulla, andiamo a vedere la cascata centrale com'è messa, giretto di perlustrazione oggi, carico come un mulo comunque, vediamo. Qualcosa c'è, adesso siamo traccia libera sul sentiero estivo per andare alla base della cascata. Non sembra un comodo questo senza fare di girare, no, se vai dritto per dritto no, no. E infatti ho sentito il rumore. Guess I didn't know it went this way, wondering too much. Perché c'era sto occhio in offerta che dicevo poi da rimettere a 50. Produceva. Me pain, all these memories I can't escape. Can you let
Alla fine un po' infreddolito, ma veramente molto felice per la giornata che è stata. Anche perché se volete fare cascate di ghiaccio, di certo non si può andare con 20 gradi a farle. Però quello che ci aspetterà il cambiamento climatico in futuro, non lo so. Comunque, per oggi è tutto. Vi invito, come al solito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel like, condividerlo con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!